Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi purtroppo devo farvi un video di prodotti che non ci sono o non mi sono piaciuti completamente. Infatti, come avete visto dal titolo, si tratta di prodotti bocciati e per me sono bocciatissimi. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto che boccio è questo deodorante, non so se lo vedete, eccolo qui, della Omnia, che è un deo roll-on biologico, neutro, delicato, altered oil, con zero ovviamente siliconi, alluminio, alcol, eccetera. Bocciatissimo perché non ha fatto quello che doveva fare. Infatti c'è ancora dentro qualcosina, adesso vedremo se finirlo o no. E niente, il deodorante dovrebbe riuscire a togliere l'odore, ma sudore ovviamente, a trattenerlo, ovviamente non farti sentire che sei sudata, questo proprio zero assoluto. E non solo a me è capitato, ma ho provato mia figlia e anche mio marito. Io ho voluto dare una chance di nuovo a questa marca Omnia perché avevo già provato alcuni prodotti, non ricordo cosa fossero, forse delle creme o qualcosa, e sinceramente non mi erano piaciuti. E devo confermare che questa marca sinceramente non mi piace, quindi questo bocciato. Poi passerei a una crema per le mani, Libera e Bella Anti-Age Hand Cream, eccola qua, non so se la vedete. Questa è all'olio di argan, sì, e al burro all'olio di argan, tutte e due, però sinceramente la profumazione è proprio fastidiosa, cioè non mi piace. Non, cioè, non è che unge le mani, ne metti su, anzi, ne devi mettere tanta per cercare di dare un nutrimento alle tue mani. Poi non si riesce ad assorbire. E oltretutto, cioè non fa quello che deve fare. Io le trovo di nuovo secche, eppure non siamo in un periodo dove fa particolarmente freddo che devi usare delle creme piuttosto pesanti o sostanziose. Questa crema, che non ricordo dove l'ho presa, per me è bocciatissima. Ce n'è ancora un po', sicuramente la finirò, se non la finirò sulle mani, la userò sui piedi, quindi bocciata. Poi, bocciato è anche questo lip cream per le labbra della, eccolo qua, Blissett, e non mi è piaciuto per niente. Io sono rimasta un po' male per questo prodotto perché della Blissett avevo provato la cialdina, diciamo, la scatoletta, e mi era piaciuto tantissimo. Infatti l'avevo anche quella scatoletta lì, l'avevo ricomprata 2 volte. Questo prodotto per le labbra, mentre ha una profumazione molto mentolata, e vabbè, ok, qui possiamo dire vabbè, lasciamo perdere, non è che insomma sia molto piacevole, però nel senso che lo metto, a me non idrata niente. Questo tra l'altro lo tenevo sul comodino della camera. Ce n'è ancora pochissimo, penso che lo finirò a breve, poi andrà nei prodotti finiti, ma sinceramente non lo ricomprerò, e della Blissett non ricomprerò più niente perché comunque mi ha deluso anche questo. E niente, appunto, bocciato questo qua, basta, basta, via. Poi passiamo alla parte quindi più make-up di questi prodotti bocciati. Allora, iniziamo con un mascara, eccolo qui, questo qua di Essence, che si chiama I Need a Miracle. Qui dice Last Tightening Complex. Bah, sinceramente non mi è piaciuto perché, ripeto, io dove vado a prendere i prodotti Essence c'è uno stand che fa veramente pietà. Tutti i prodotti buttati lì, uno sopra l'altro, mischiati, aperti, chiusi, sporchi, e quindi probabilmente anche questo qua, non lo so, sarà stato aperto e non lo so, avrà preso dell'aria. Questo è lo scovolino, vedete, non è neanche poi così tanto male, però sinceramente perde i pezzi. Ce n'è ancora di prodotto, quindi sicuramente cercherò di finirlo, non lo so, vediamo un attimino. Mia figlia, anche lei non lo usa, almeno non lo vuole usare perché dice che i suoi due della Essence sono migliori. Adesso vedremo, ma a me non ha fatto niente. Qui c'è scritto che dovrebbe volumizzare le ciglia, ma boh, non lo so. Comunque per me questa qua è bocciato, e vedremo di terminarlo, prima o poi lo terminerò perché non è finito. Poi, allora, sempre make up, non mi è piaciuta, ma la tengo, nel senso che la userò. Questa matita, vedete, di Neve Cosmetics, questa matita è una matita marrone. Io non ho nessuna matita marrone, ne ho presa appunto una perché volevo un attimino usarla per avere magari un'espressione un po' più addolcita col marrone. Però sinceramente non lo so, non mi sta piacendo. Sì, scrive bene,
vedete, qua è morbida, eccetera, però boh, non lo so, mi ha deluso un pochino. Sicuramente la tengo, la finisco, la uso, però non è quello che mi aspettavo io. Vabbè, bocciare anche questa. Poi devo dire che questo l'ho bocciato, non mi piace per niente ed è la seconda volta comunque che lo riprendo. L'avevo messo nei finiti di un anno fa, di febbraio-marzo. Mi sono lasciata convincere ancora dalla commessa di Kiko e ho preso ancora questa CC Cream Skin Trainer Blur. Allora, questa è nella colorazione neutral, vedete? È un, chiamiamolo, sì, è un correttore di pelle, dovrebbe dare un incarnato un po' più omogeneo e poi passare al trucco. Però sinceramente a me questa crema non piace, nel senso che è una mousse e vabbè, sì, molto morbida, vedete, sì. Si scioglie, diciamo, facilmente, però sì, non lo so, io noto che si sente che è molto siliconica, insomma, diciamo la verità, è siliconica e boh, non lo so, a me non convince. Cioè, il problema è che ce n'è ancora tanta perché è nuova, l'avevo presa perché la commessa mi aveva intortato per l'ennesima volta e ho detto ma sì, ma poi era in saldo e niente, l'ho presa. Loro ritengono che sia un loro best prodotto, insomma, migliore. Boh, sì, la tengo, cercherò di usarla, ma non mi è piaciuta per niente e non, io sinceramente consiglio di non comprarla. Però se siete come me che vi lasciate intortare sempre dalle commesse, boh, vedete voi, comunque bocciate anche questa. E come ultimo prodotto, perché poi ho finito, purtroppo devo bocciare questa maschera, vedete? Eccola qua, di Vera Lab, dell'estetista cinica. Allora, io la boccio semplicemente non perché la texture non sia buona o il profumo non sia buono o che cosa, perché su di me non ha fatto quello che diceva di dover fare. Ovviamente questa è una maschera che dice con effetto riequilibrante, maschera in mousse con effetto riequilibrante. Probabilmente per il mio tipo di pelle non ha funzionato. Io l'ho finita, o meglio, forse ce n'è ancora, vedete, un pochino dentro, non so se riuscite a vedere, vabbè, la terminerò, poi finirà nei prodotti finiti. Il prodotto in se stesso è buono perché comunque nulla da dire, però sinceramente su di me non ho visto nessun effetto, per cui la boccio solo per questo, perché comunque è forse una delle maschere quelle che vengono vendute di meno dall'estetista cinica, però comunque i suoi prodotti a me piacciono tantissimo, ne ho tanti e ne continuo anche a ricomprare. Questa sinceramente non la ricomprerò perché non mi è piaciuta. E niente, peccato. Quindi questi erano i prodotti che io ho bocciato di questo periodo. Spero di avervi interessato, incuriosito e dato delle informazioni. Io vi aspetto sempre nei miei prossimi video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e vi saluto. Alla prossima. Un bacio. Ciao.